Finisce 76 a 59 per Pistoia, presidente Marchesani, con un pizzico di delusione ma anche con la consapevolezza che Pistoia è troppo più forte. Assolutamente, Pistoia secondo me è la miglior squadra di A2 di entrambi i gironi. Oggi ha mostrato la sua compattezza, solidità sia in difesa che in attacco. Noi sinceramente forse eravamo un po' stanchi dopo aver battuto Bologna e Udine in casa, quindi ci può stare una sconfitta. Fortunatamente non è cambiato nulla in classifica perché tutte le altre dirette concorrenti hanno perso. Ti spiace perché oggi dal botteghino mi hanno detto che eravamo circa 2200 spettatori, quindi ancora una volta una notevole presenza di pubblico al Palatricallo. Chiaramente resta tutto inalterato il discorso salvezza, resta anche una timidissima speranza playoff. È chiaro che Chieti deve vincerle tutte e due. Sì, adesso ne rimangono due, la settimana prossima ci sarà il riposo, poi andremo a Nardò e poi l'ultima in casa con Cento. Chiaro che se dovessimo vincere entrambi, chiusi magari una partita è rimasta chiusa. Sì, perché doveva giocare con Ferrari. Allora ci sono possibilità anche per un sogno chiamato playoff, però noi dobbiamo pensare a salvarci, che è il nostro obiettivo da inizio stagione. Da presidente le chiedo un'ultima cosa, un suo commento proprio da presidente e da uomo di sport su quanto è successo a Ferrara. Dispiace molto perché perdere una realtà importante come Ferrara nel mondo cestistico è qualcosa di poco simpatico. Però nello sport purtroppo accadono anche queste cose, quindi io faccio in bocca al lupo al presidente Miozzi e a tutta la dirigenza di Ferrara di riprendersi al più presto, partendo anche da categorie inferiori. Però purtroppo cose che accadono, fortunatamente per noi è chiaro che ne abbiamo colto l'occasione propizia, nel senso che siamo saliti di due gradini in classifica e se posso pensare al sogno playoff è grazie purtroppo al fallimento di Ferrara. Mercato del Conte, potete fare un'operazione nella seconda fase? C'è qualche bolle qualcosa in pentola? Sì, è possibile fare un'operazione nella seconda parte. Vediamo adesso di arrivare in queste ultime due giornate che rimangono quella trasferta di Nardò e poi in casa con Cento, e poi ci concentriamo per vedere quello che sarà possibile fare. Non è facile perché comunque abbiamo visto che anche durante questa settimana con il mercato dei giocatori di Ferrara i prezzi sono levitati alle stelle, i procuratori hanno fatto tra virgolette affari, per cui non lo so, è tutto da verificare.